Angela Ferrara e la sua poesia ieri pomeriggio hanno emozionato la piazza di Montesano sulla Marcellana in occasione del premio Gagliardi consegnato a diverse personalità salernitane e non. È stata proprio la storia di Angela, la ragazza 31enne uccisa nel settembre del 2018 a Cersosimo in provincia di Potenza dal marito, guardia giurata, poi suicidatosi, ad emozionare di più. Angela era nata in un paesino di 700 anime, stretta tra vincoli e regole dalle quali stava cercando di liberarsi attraverso la poesia, la letteratura, il suo lavoro per i bambini. È il simbolo della rivendicazione dei diritti delle donne non ancora conquistati, ha spiegato Leonardo Chiorazzi, giunto a ritirare il premio a lei dedicato. La storia di Angela si era legata a Montesano perché un anno prima aveva scritto un racconto sulla figura di Filippo Gagliardi intitolato Il potere dei sogni. Si era innamorata della sua umanità, ha spiegato Chiorazzi, aveva visto nella filantropia di Gagliardi qualcosa di profondo e lei, quando trovava qualcosa che la affascinava, scriveva una poesia, un racconto. Non vogliamo sogni piccoli come le stelle, aveva scritto, noi vogliamo sogni grandi come il sole, quelli potenti che portano il giorno. In questo racconto aveva voluto realizzare il suo sogno di una vita libera. Ecco perché il sindaco Giuseppe Rinaldi ha annunciato che Il potere dei sogni diventerà un libro pubblicato dal comune di Montesano sulla Marcellana. Il premio Gagliardi è stato assegnato anche agli imprenditori Orazio Boccia, Teresa Manduca e Vincenzo La Rocca, all'ASMEF, agli storici e scrittori Carmine Pinto e Gigi Di Fiore e al pastry chef Giuseppe Maniglia. Nel corso dell'evento è stata presentata anche la fondazione dedicata al filantropo Gagliardi. Nei giorni scorsi invece era stata mostrata la grotta dell'Angelo di Montesano legata al culto di San Michele e che verrà resa fruibile ai cittadini. Per essa è stato firmato un protocollo d'intesa con la Fondazione Mida ai fini di renderla visitabile e di realizzare una guida sui luoghi del monachesimo italo-greco in cui comparirà anche la grotta.